Ben ritrovati, gentili telespettatori, a una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato BP, 55enne, IS, 50 anni e il figlio IM, 22 anni, tutti triestini, responsabili di censione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un intervento per dissidi tra coniugi nella corte condominiale, i militari hanno notato BP, conosciuto perché pregiudicato per vari reati, intento a parlottare con altri soggetti. Considerato l'atteggiamento sospetto, i carabinieri hanno deciso di controllarlo chiedendogli l'esibizione di documenti di identità, accompagnandolo per questo fino all'ingresso della sua abitazione, da lì non molto distante. Giunti sull'uscio dell'appartamento, i carabinieri sono stati investiti da un forte odore di marijuana che proveniva dall'interno, motivo per il quale hanno deciso di procedere alla perquisizione domiciliare. L'attività di ricerca ha consentito il rinvenimento di oltre 60 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, elementi che hanno permesso di arrestare i BP, collocandolo al termine delle incombenze agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Gli approfondimenti dell'indagine hanno permesso in poco tempo di risalire anche alla fonte di approvvigionamento della sostanza detenuta dall'uomo, individuata in IS e IM, vale a dire padre e figlio, che con compiti diversi, rispettivamente corriere e custode dello stupefacente, ne curavano lo spaccio sulla piazza triestina. È stato quindi condotto un blitz all'interno dell'abitazione dei due triestini, sottoponendo a un'accurata perquisizione che ha permesso di rinvenire altri 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, il materiale per il taglio e il confezionamento, nonché la somma di 300 euro ritenuti il frutto dello spaccio. Considerati i presupposti e gli elementi emersi a carico di padre e figlio, entrambi pregiudicati, al termine degli accertamenti sono stati arrestati e trasferiti al carcere del Coroneo, dovendo rispondere di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In Friuli Venezia Giulia, nella lotta al coronavirus, ci sono stati tanti modelli etici che devono essere raccontati per far conoscere cos'è accaduto e le storie di chi ha deciso di lavorare per sconfiggere il Covid. Uno di questi simboli è senza dubbio l'esperienza dell'hospice di San Vito al Tagliamento. Ma non tanto un modello organizzativo quanto un modello di approccio dei professionisti che a un certo punto si sono assunti la responsabilità di sostenere questa scelta. Di trasformare questa struttura e di ospitare le persone colpite dal virus, alcune di loro tra l'altro essendo colpite proprio loro, quindi è un modello etico di responsabilità che a questa regione va ricordato nelle scelte difficili che si devono fare e nella qualità professionale che ha consentito in questo luogo di poter essere riconvertito in poche ore e di raggiungere il risultato di ritornare alla organizzazione iniziale che è quella dell'hospice. Quindi sono voluto venire personalmente a dire il grazie istituzionale anche a nome del presidente Fedriga e anche personale, perché chi ha vissuto questa esperienza giorno dopo giorno è riuscito a raggiungere i risultati perché ha trovato persone come queste che hanno pensato prima che a loro, sacrificando anche le loro famiglie, alle persone che avevano bisogno di cure. Ad accompagnare il vice governatore nella visita alla struttura, oltre alla direttrice dell'hospice Maria Anna Conte, anche il direttore sanitario dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale Michele Chittaro è il responsabile dei servizi sociosanitari della stessa ASFO, Carlo Francescutti. Siamo in presenza qui del cantiere di Piazzale Oberdan, una rotatoria che verrà completata fra 2 settimane. Adesso abbiamo completato la prima parte, il primo step, diciamo, che permette il collegamento diretto nord-sud su Viale Trieste. Verrà interrotto in questo momento, stanno iniziando anche i lavori della seconda fase, che vuol dire da sud verso nord, quindi Viale Trieste, via Cividale, verrà interrotta per momentaneamente per questi lavori, un lavoro di oltre 400.000 euro che permetterà di avere un tratto in sicurezza, perché non dimentichiamoci che questa via, Viale Trieste, è oggetto di molti incidenti proprio per la velocità, per l'incrocio che è pericoloso, quindi inizieremo anche dal punto di vista ambientale ad abituarci a quello che è il traffico naturale con questi lavori, che permetteranno il non fermarsi ai semafori con le ripartenze.
Non dimentichiamoci anche che questo è un primo lotto, diciamo, di una serie di lavori che verranno fatti anche su via Cividale con le due piste ciclabili, per poi completare con il rifacimento dell'incrocio e anche del tratto della fermata delle ferrovie Udine Cividale. La Slovenia ha riaperto i confini a tutti gli italiani. Dalla mattinata di quest'oggi si torna quindi a circolare liberamente, con i controlli che permangono solo al valico di Sant'Andrea per i cittadini non italiani. Un evento celebrato dagli stessi sindaci di Gorizia e di Nova Gorica, con un simbolico taglio del nastro al valico di via San Gabriele. Ho visto i miei ringraziamenti a tutti coloro che a diverso titolo hanno concorso nel aiutarci a superare questa tragedia, questi tre mesi di reciproca reclusione. Voglio essere davvero breve perché in questi tre mesi abbiamo parlato tanto, se ne è parlato tantissimo sui media anche nazionali, il nostro malgrado, Nova Gorizia e Gorizia sono diventati protagonisti nei rispettivi media nazionali, ma davvero una osservazione. In questi tre mesi le istituzioni hanno dato, sono state capaci complessivamente di dare il meglio e il peggio di se stessi. Poi abbiamo le nostre considerazioni è che l'Europa, alla quale spesso noi facciamo riferimento, a nostro avviso ha dato una stessa risposta in un primo momento. Abbiamo constatato come i governi di Roma e di Lubiana tante volte non abbiano parlato e abbiano adottato delle misure che si riflettevano sui nostri territori senza, non dico senza consultarci, ma senza prima verificare quali sarebbero state le conseguenze. Quello che ha funzionato davvero, e di questo mi fa piacere con l'amico Clemens, il rapporto tra le due città. Quel vuoto creato dall'Europa, quel vuoto creato dagli stati nazionali è stato occupato grazie all'attività quotidiana dei due sindaci, dei due comuni e delle diverse istituzioni, cominciare dalla protezione civile, dal personale sanitario. Ecco, il mio messaggio è solamente questo. Approfittiamo di queste bruttissime pagine scritte nostro malgrado dalla pandemia, approfittiamo perciò da questo momento di tristezza per quante persone non ci sono più a causa della malattia, cerchiamo di uscirne più rafforzati, cerchiamo di ricostruire, per quanto riguarda, io non parlo per la Slovenia, non mi posso permettere, cerchiamo di ricostruire il nostro paese, l'Italia, ripartendo dai comuni e cerchiamo di fare in modo che l'Europa riparta da quell'Europa che c'è qui. E certamente l'Europa che non c'è, anche qui mi riferisco a Erasmus e tante altre belle cose, però l'Europa che noi, nella quale noi fermamente crediamo è l'Europa del GEF, è l'Europa della candidatura di Nova Gorizia e Gorizia a capitale della cultura europea. La dimostrazione è che noi siamo un tavolino con quattro gambe. Due gambe in Italia, due gambe in Slovenia. Sindaco, lei ha deciso di consegnare il sigillo della città all'ospedale, un ideale riconoscimento a tutti coloro che hanno operato in prima linea. Durante la chiusura totale, durante il lockdown, spesso si è parlato di eroi riferendosi a infermieri, operatori sanitari, medici di base, medici ospedalieri e ovviamente tutti coloro i quali hanno collaborato alla gestione dell'emergenza, protezione civile, forze dell'ordine, istituzioni. Credo però che l'ospedale rappresenti simbolicamente il luogo in cui c'è stata professionalità, competenza, generosità, altruismo e conseguentemente credo che l'amministrazione debba dare un segno tangibile, concreto dell'affetto e anche del ringraziamento, della gratitudine della comunità nei confronti di chi lì dentro ha operato e di chi ha collaborato. Il sigillo della città è il riconoscimento più alto che il Comune può dare. Il 29 ospiteremo tre medici, il presidente del collegio dei primari, il responsabile della terapia intensiva, il responsabile della medicina, cioè tre che sono stati davvero in trincea durante l'emergenza Covid, e a loro consegneremo idealmente il sigillo, idealmente perché? Perché viene dato a loro, ma in realtà è una sorta di ringraziamento corale a tutti coloro i quali hanno operato in prima linea. Ecco, una cerimonia che si svolgerà peraltro durante il Consiglio Comunale di Pordenone e lei anche ha detto che è un riconoscimento simbolico a tutta la città. Ma è così, infatti, durante il periodo del lockdown, tendo a sottolineare che l'emergenza non è finita, quindi prudenza e responsabilità devono ancora farla da padroni,
Questa cittadinanza si è comportata in maniera esemplare, con responsabilità, con senso civico, con diligenza. Ci sono stati pochi casi di persone che non hanno voluto rispettare le regole. La stragrande maggioranza ha rispettato, osservato le prescrizioni, le indicazioni, i suggerimenti e ha contribuito a fare in modo che il Friuli Venezia Giulia sia una delle regioni dove questo virus ha colpito meno che altrove. Non solo, questo consiglio sarà l'occasione per dare il sigillo, ma anche per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti cosa è successo e come dovremmo comportarci in futuro, qual è la situazione all'interno dell'ospedale, come siamo attrezzati, quali sono i punti forti e i punti critici. Sindaco, oggi a Trieste si celebra la giornata della liberazione dei Titini, una storia che viene raccontata a 360 gradi per un percorso proprio di serena riconciliazione. È indispensabile la riconciliazione, però è indispensabile anche parlare della storia, non solo la storia dei vincitori ma anche la storia dei vinti. Centinaia di poliziotti morti, centinaia di finanzieri morti con i nomi, basta andare al famiglio della questura e ci sono tutti i nomi. Ecco, io credo che dobbiamo rendere omaggio a queste persone che sono morte, mettersi sulle attenti, cercare la pacificazione, ma per cercare la pacificazione bisogna aprire anche la storia, non solo dei vincitori ma anche dei vinti. Ha percorso centinaia di migliaia di chilometri dai Monti della Carnia. Dopo 46 anni di servizio nell'arma dei carabinieri, si è arrivato il momento per la meritata pensione per il brigadiere capo qualifica speciale Gianfranco Zorzutti. Se non è un record, poco ci manca. Originario di Torreano, si è arruolato nell'arma nel 1975 e dopo il corso formativo, carabiniere appena 19enne, è stato assegnato alla stazione di Ampezzo. Dopo pochi mesi è stato trasferito dall'aliquota radiomobile della compagnia di Tolmezzo, il reparto dove ha prestato servizio sino ad oggi. A bordo della Gazzella dei Carabinieri, il brigadiere capo Zorzuzzi ha percorso e ripercorso le valli di Carnia, diventando figura nota in tutto il territorio, incarnando l'immagine del carabiniere di una volta, serio, impeccabile, in uniforme con due folti bassi che gli attribuiscono un aspetto ancora più autorevole. Ora potrà dedicarsi alla moglie Loredana e alle figlie Elisa e Monica, che in tutti questi anni gli sono state vicino e hanno condiviso con lui tutti i momenti della sua lunga carriera. Ieri mattina in Piazza Grande a Palmanova il passaggio del testimone da Federico Mestroni, partito da San Daniele del Friuli, a Katia Aere, diretta verso Bibione. Oltre 50 atleti paralimpici, fino al 28 giugno, sono protagonisti di Obiettivo Tricolore, un viaggio a tappe attraverso l'Italia che porterà il testimone da nord ai confini con la Svizzera, fino ad arrivare a sud a Santa Maria di Leuca, per lanciare un messaggio di rinascita attraverso lo sport. Gli atleti percorreranno il loro tragitto in handbike, in bicicletta o in carrozzina olimpica, mettendosi in gioco al servizio della loro passione, consci del valore simbolico che il loro viaggio potrà avere per altre persone. L'evento è organizzato da Obiettivo 3, l'associazione che punta a far apprendere e diffondere la pratica sportiva tra i disabili, che ancora oggi sono una categoria fortemente penalizzata dagli alti costi e soprattutto dalla difficoltà nel comprendere come iniziare. Ogni normodotato che avvicina lo sport segue un percorso noto, ma un disabile per farlo deve dotarsi di un ausilio la cui tecnica è strettamente legata alle capacità residue della persona. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.